Allora, l'autunno porta con sé le preoccupazioni per il Covid e qualche segnale già si vede. Sì, abbiamo questo lieve rialzo delle nuove positività per quanto riguarda il coronavirus. Come ho sottolineato, è un lieve rialzo, qualche centinaio di casi in più rispetto alla settimana scorsa, ma niente di preoccupante a livello ospedaliero. Ecco, la percezione generale è che il virus sia comunque meno aggressivo, è così? Il virus è più contagioso rispetto a quello che avevamo visto finora con queste ultime appunto mutazioni, con queste ultime varianti, però da un punto di vista clinico dà meno problemi. Mentre ci sono ancora 8 persone ricoverate in terapia intensiva per il West Nile. West Nile quest'anno ci ha dato del filo da torcere, abbiamo trattato qui in ospedale 81 casi e purtroppo attualmente ne abbiamo ricoverati 8 e tutti sono appunto in terapia intensiva. Stanno andando però, devo dire, bene, pian pianino li stiamo, come usiamo noi tecnicamente il termine di svezzamento della terapia intensiva, certo che non sono cose, come dire, banali quelle a cui sono andati incontro queste persone. Ecco, sappiamo che non c'è una terapia, una cura per questa patologia. Abbiamo imparato qualcosa da questa esperienza? Come al solito è molto importante la prevenzione, quindi essere molto attenti a attuare quelle misure di prevenzione che possono essere sia individuali, come abbiamo più volte spiegato, quindi l'uso di repellenti, le zanzariere e le finestre, l'attenzione a non lasciare acqua stagnante nei sottovasi e così via, e dall'altra parte alle misure invece di prevenzione collettiva come le disinfestazioni che sono in atto via via nei vari comuni. Un'ultima domanda sulle vaccinazioni, sappiamo che sono arrivate anche i vaccini aggiornati, c'è stata una risposta? No, abbiamo sempre un numero di prenotazioni molto basso. Noi ci auguriamo che questo numero di prenotazioni aumenti perché appunto siamo naturalmente a disposizione, ci sono i vaccini di tutti i tipi e quindi c'è solo, come dire, il desiderio da parte nostra di vedere veramente la gente che si prenota per fare il vaccino.